13 anni, siamo stati vicini di casa. È stata la prima persona che ci ha accolto quando ci eravamo trasferiti. È andata a salutare mia moglie e a stabilire un rapporto di amicizia con noi quando il palazzo non ci salutava quasi. Gli anni che hanno sparato a lei hanno sparato mio fratello. Io ho perso un fratello e oggi da 4 mesi che non ho notizie da mia madre, le sorelle e i fratelli che sono prigionieri dell'ISIS a Mosul. Come mai sei venuto oggi a questi funerali? Per il mio condoglianza sarebbe, perché non si può morire così, senza motivo. Tu di dove sei? Della Tunisia. Tu di dove tu? Proprio dove passi, dove sono morti questa gente. Questo è un colpo per la Tunisia, per la rivoluzione, quelle rivoluzioni di pace. Chi ha dato questo colpo? Non possiamo, perché è una cosa grossa questa. L'Islam non dice così. E l'Islam veramente vive con tutta la solidarietà verso quelle che sono mancate. L'Islam condanna qualsiasi tipo di terrore, qualsiasi violenza in tutto il mondo. Che noi siamo per primi che siamo subiti questa violenza, sia in Egitto che in Tunisia, che in Nord Africa, ma anche adesso al Medio Oriente, dappertutto. Difendiamo noi la libertà. Anche voi dovete aiutare a noi per questo qua, per combattere la libertà, non vogliono la libertà nostra. Non capisco perché i vostri governanti, chi ha la decisione non si muove. Quanto sta succedendo in Libia oggi è molto grave per l'Europa e soprattutto per l'Italia. La Libia sta diventando un covo di terroristi. E come mai nessuno si muove? Come mai si erano mossi subito per abbattere Gheddafi, ma adesso invece stanno a guardare mentre in Libia sta proliferando sempre di più il terrorismo di matrice islamica? In questo momento non bisogna aver paura. La paura è quella che alimenta il terrorismo.